Non cambierà più, anche perché il Genoa ha lasciato sul campo solo una buona impressione ai due punti, mentre i padroni di casa, molto più utilitaristici e pratici, hanno controllato con intelligenza il vantaggio acquisito, legittimando quindi il successo con altre azioni che solo per puro caso non si sono tramutate in gol. Il Genoa forse ha pagato il velleitario atteggiamento tattico predisposto dal suo allenatore Simoni, che parafrasando il famoso detto degli zampognari venuti per suonare furono suonati. In effetti, il contemporaneo inserimento di tre punte come Pruzzo, Damiani ed Urban poteva costituire, come in pratica è avvenuto, un boomerang di ritorno non controllabile e nonostante ciò, per assistere all'unica vera azione da rete dei rossoblù, si è dovuto attendere il 40° della ripresa, quando Damiani ha fatto da torre per Pruzzo depositandogli sui piedi il pallone del possibile pareggio. Il centravanti l'ha appoggiato la sfera nelle braccia del nuovo azzurro Paolo Conti. Fin qui il Genoa, che alla fine poteva recriminare soltanto su una stolta girata alta dello stesso Damiani, a due passi da Conti, sul centro del gemello Pruzzo. La Roma invece ha cercato e voluto la vittoria, sospinta da quel sacro furore agonistico che Giagnoni quest'anno ha saputo infonderle. Ha risposto alle grosse defezioni di Bruno Conti, Ugolotti e quella ormai cronica di Rocca con una gara accorta, praticando una tattica di rimessa congeniale ai suoi mezzi che le permetteva di giungere spesso e volentieri a contatto con il portiere Girardi. Ed il taccuino si arricchiva di azioni pericolose. Al 19° Di Bartolomei sparava fuori di pochissimo. Un minuto dopo era Sperotto a non sapere approfittare di un rimpallo favorevole calciando alto sopra la traversa, questo nel primo tempo. Nel secondo, ancora a fondo dei padroni di casa, al quarto, all'ottavo, al nono e al 20°. Una volta era Di Bartolomei a far esplodere il suo piede, ma con mira indirizzata ai popolari. Poi Musiello faceva tutto da solo, ma al momento di concludere centrava la rete esterna. Ancora Chinellato non sapeva depositare in porta da un metro una corta respinta di Girardi. E per ultimo ancora Musiello, esaltato dal successo personale, che non arrivava in tempo su un tiro cross dalla destra del generoso Boni.